Le telefonate sono talmente tante che cade la linea. Pronto? Pronto? Ciao, ciao tesoro. Allora, tagliamo la testa al toro. Con chi? Pronto? Pronto, mi senti? Sì, voglio... Ciao. Ciao tesoro. Ti lascio con Sonia Ice che ti fa vedere le ragazze per giocare. Pronto? Pronto, io mi vado a fare un goccettino, sono esaurito. Con chi vuoi giocare delle nostre ragazze? Pronto? Io ti sento, con chi vuoi giocare? Voglio giocare con Alessia. Ottimo! Voglio giocare... Alessia, il domandone! Il domandone! Il domandone, gioca con Alessia. Il domandone, allora... Io mi chiamo Maurizia, come mi chiamo di cognome? Via col cuore. Paradiso. Risposta esatta. Giochi Paradiso. Con Alessia. Grazie, me l'hai detto già due volte. Mi sono tagliato l'uccello, non il cervello. Ascolta, per la voce del maestro Red Pascal e ritorna alla Valchiria. Fai la brava però. Fammi parlare con Alessia? Vuoi parlare con... Ma vatti, non ci rompere un cazzo, va. Vuoi parlare con Alessia? Fammi parlare con Alessia. Con Alessia. Diamo un microfono. Allora, dire diamo un microfono in mano ad Alessia sarebbe troppo grossa, perché di microfono in mano ne prende dalla mattina alla sera. Prego. Pronto, dai, dimmi tutto. Cosa vuoi che ti faccia nello spettacolo? Ti amo. Cosa vuoi che faccia nello spettacolo? Ciao, per Alessia. Te? Ciao, dimmi cosa vuoi che ti faccia nello Alessia. Spettacolo. Ciao, Alessia. Ciao, un bacio. Aspetta, mi siedo un attimo. Vieni, Maurizio. Allora, ascolta. Tesoro, ti faccio Alessia. Ciao, tesoro, cosa vuoi che ti faccia nello spettacolo? Ti vomito addosso. Spogliati. Per la musica del maestro. Di chi era sto microfono? Emanuele Pagliaro, per la musica del maestro Red Pascal e di quella signora, ecco, che c'è vicino a lui, è musica e si spoglia. Alessia con sorpresa, applauso! Parlare prima con... Allora, Nicola, ti passiamo prima una trans. È una transessuale come me. Io anch'io sono una transessuale. Alessia, convinci questo signore a sceglierti. Dai, pronto? Alessia Bergamo. Devi scegliere me. Mi cago a danza. No, devi scegliere me perché ormai la diversità non è più un tabù. Voto? Nicola, voto? No. Chieglielo, la scegli o no? Anche sì perché no? Tutte siete bellissime, sì. Ma la scegli o no? Nonostante tutte siete bellissime, sì, va bene. Ah, la scegli subito. Brutta finocchio! Culatone! Grazie. Ma si può, ha scelto l'Alessia Bergamo. Ma... vuol vedere il tacchino a Medeo Miss Trans Italia 2015. Maestro, che canzone ci canta? Volevo cantare Caruso. Alla domanda! Caruso, dai il microfono. Scusi maestro, signorina, signorina, quando la smette di fare pompini qui nel pubblico, sto scherzando, mi legge la domanda, sai che io obbligo il pubblico a leggere le domande, ma non che lo obbligo, perché devono essere, vuoi leggerla tu, dovete essere partecipi, toh. Io leggo, La leggo io, va bene. A gnomo, dopo te lo faccio leggere. Dopo la leggi tu, gnomo, vai tranquillo. Dai. La 1, la 2, la 3, la 4. No, saluta questo. Ciao Nicola. Che domanda vuoi, la 1, la 2, la 3, la 4? Fate scegliere. Facciamo la 1, dai. La 1? La 1 l'abbiamo già fatta, vediamo se è stato attento. Ah, la 4. Rifagliela, vediamo se è stato attento. Vediamo la 1, se è stato attento Nicola, vediamo subito. Quante mammelle ha una capra? Tum-tum, regia, tum-tum. Ta-ta-ta-ta. Quante ne ha? Quante mammelle ha una capra, tesoro? Come le donne? Se non lo sai, spara a caso. Come le donne? Due.
ha detto due, giusto? Due, risposta esatta. Risposta esatta, quindi prego maestro. Devo invitare ancora Vincenzo, perché lui Vincenzo è un grande. Prego Vincenzo, venga. Vincenzo. Un brano Vincenzo bellissimo che è Una carezza in pugno. Ecco, applauso. A mezzanotte sai che io ti penserò. Ovunque tu sarai sei mia e stringerò il cuscino tra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra apparirà. Mi sembrerà di cogliere una stella in mezzo al cielo, così tu non sarai lontano quando brillerai nella mia mano. Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando ad un altro uomo. Mi sento già sperando. Applauso Alessia Bergamo. Ale, vieni qua. Ale, vieni qua. No, stai lì. Ale, che bei vestiti. Ma li rubi? Scusate, posso chiedere qualcosa a sto pezzo di travestito? Sì. Ale, l'ho visto il filo. Amore, mi sono tagliato al cazzo, mica al cervello, eh. Gioia. Allora, lo so, avete ragione, sto body mi va stretto. Maurizio, potevi fare a meno di metterlo perché ci, adesso scoppia e va a finire in bocca. Fai toccare l'uccellino. Pistola. Abbiamo una foto mentre ti tocco la minchia, che bellissima. Ale, non, hai un microfono? Certo. Posso? Posso passare? Sì, vai. Grazie. Stai attento che adesso ti devo chiedere a te se posso passare, ma vaffanculo. Fagli un bacino. Lui è un cameraman bravissimo. Due settimane fa era malato, però non è morto, peccato. No, era in crociera. Era in crociera con una donna? Ma dove? Su che nave? Su una nave tedesca. Ah, su una nave tedesca. No, pensavo che eri con l'Egypt Airlines, perché insomma. No, adesso un attimo di raccoglimento per Pannella, che ha lavorato tutta la vita per le donne. Come mai Pannella, proprio quando stavamo presentando Alessia Bergamo? Scusa per capire. Mi stavi chiedendo dove prendo questi bei vestiti? Li ruba. No, non li ruba. Sta troia, vale. Ma me li faccio regalare dagli avvocati. Bravo, mi inquadri da qui in su. Perché io sono ingrassato, ve lo dico subito, non sono più 52 kg, sono 53,7. Mi è venuto un culo da donna. Tu mi dirai, ma non sei contenta? No, io voglio essere ricchione. Dove li prendi? Niente, me li faccio regalare dai dottori, dagli avvocati. Ho saputo ultimamente che un giornale di Bergamo ha pubblicato la notizia che tu derubi i pensionati. Beh, no, non è che derubo, me li danno loro ai soldi, attenzione. Tre appartamenti? Te lo giuro. No, ma è semplice, dai, basta che dici ti amo un po' così, loro si innamorano. Sì, ma cioè voglio dire, li porto al notaio, si fa intestare le case Maurizia di queste. Ma tu aspettavi Alessia Bergamo per scoprire l'acqua calda? No, ma tu cosa fai per farti regalare le case? Te le inculli, cazzo? Ma no, perché ho doti nascoste. Ma non il cuore. No, non l'avevamo capito. Senti, ma questa pensa di venire a rubare a casa del ladro? Fammi Alessia Adesso Bergamo. Gli do un calcio nel culo e gli lascio il tacco argentato infilato dentro. Fammi un'imitazione. Senti, mi puoi dire quanti premi hai vinto? ultimamente lei vince un premio alla settimana perché è la migliore trans d'Italia. Ogni volta che me lo dice io veramente. Allora, che cosa hai vinto stasera? Allora, quello che è fisso è Miss Trans Italia, la più bella trans. Ma vaffanculo. 2013. Poi ultimamente hai visto il World in Italia Porn Awards, ho vinto vai il a fare premio culo. Come miglior trans del 2015. Ah sì? Basta? E basta, dai. Per ora. E io invece ho vinto. Io sai cosa ho vinto io? Miss buco di culo impannato come una cotoletta 2016. Lo sapevo.
Cosa è successo? Mi sa che è caduto un orecchino alla porcatroia. Sì, è stato un disastro, è stato un perché sono andati tutti i pallini. Ti spiego.